Ciao a tutti, bentornati su Isola TV per Road to the Wars, nell'ultima puntata dedicata agli sponsor a supporto degli Isola Design Awards. Oggi abbiamo Andrea D'Ercole, che è Brand and Event Specialist di Helbiz, un'azienda che sta facendo veramente grandissime cose nel settore della micromobilità e che abbiamo voluto fortemente tra i nostri partner in questo evento, in questo progetto. Quindi darei il benvenuto ad Andrea. Ciao Andrea. Gabriele, eccomi. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Grazie innanzitutto a Isola per avermi ospitato. È un piacere essere qua e finalmente iniziare questa collaborazione, soprattutto. Bene, sì, no, ci stiamo lavorando da un po' in effetti. ci fa molto piacere averti qui come rappresentante, no? di Helbiz, dove tra l'altro lavorano tanti nostri amici e con la quale abbiamo veramente tanto piacere a lavorare quest'anno. Per chi, anche se saranno in pochi, non conoscesse ancora Helbiz, raccontaci un po' la sua storia, come è nato il progetto, come è nato il brand, l'azienda e che evoluzione sta avendo, perché Elvis sta lavorando veramente adesso in tanti settori diversi e poi anche se vuoi un po' il tuo ruolo all'interno dell'azienda. Assolutamente. Ma allora partiamo con la linea iniziale, ovvero raccontare un attimo cosa, perché Helbiz è nota al pubblico. Helbiz è l'azienda, il primo player in assoluto che ha portato in Italia i monopattini elettrici in sharing. L'azienda, o meglio l'idea Helbiz, nasce nel 2016 a New York dall'italiano Salvatore Palella, che fonda lì l'azienda proprio perché è residente negli Stati Uniti. Già all'epoca era presente un team altamente specializzato e altamente introdotto nel mondo dell'innovazione tecnologica. E da lì a poco è stato il passo per portare tutto in Italia, è stato veramente breve. Vi ricorderete tutti quel periodo in cui a Milano comparsero proprio dal nulla questi monopattini di diversi brand che nessuno conosceva e nessuno ancora sapeva come utilizzare. Quindi secondo me la storia di Helbiz in Italia parte da lì, cioè parte dal momento in cui è stata portata in un paese un'innovazione che era presente già all'estero e bisognava sensibilizzare la cultura a quell'innovazione. Tant'è che è noto a tutti il movimento mediatico che è stato creato attorno al concetto e di sharing e di monopattino, la tematica della sicurezza, la tematica della preoccupazione di lasciare dei mezzi teoricamente incustoditi per la città solo perché in condivisione al pubblico. Poi faccio una piccola precisazione. Io sono in Helbiz da poco, ufficialmente da un mese. Mi occupo appunto, come introducevi tu, di brand ed eventi. Arrivo da Mimoto, la startup italiana di scooter sharing, che è stata acquisita ad aprile da Helbiz, con l'obiettivo di sviluppare una super piattaforma di mobilità per poter offrire più soluzioni, perché Helbiz nel 2016 nasceva con l'intento di risolvere quella che oggi è la tematica più comune, ovvero lo spostamento dell'ultimo miglio, last mile. Ci si è poi resi conto che per ogni città è necessaria una diversa mobilità e una diversa offerta. Perciò attendere l'obiettivo era quella di includere e sviluppare più piattaforme con più mezzi. Helbiz, visionaria qual è, e posso dire quale siamo attualmente, ha scelto di includere Mimoto, che è appunto startup italiana, primo player ad aver portato in Italia lo scooter sharing, forte dell'esperienza maturata nelle località in cui si era insediata. È stata per Helbiz un'importante opportunità per entrare nel mondo dello scooter sharing con un player già forte È presente in anche massa, tra l'altro, presente, no? E mi ricordo, esatto. Mimoto, mi ricordo benissimo quando avete lanciato, avete lavorato anche molto bene in termini di comunicazione, quindi comunque
È andata su, sono andati sul sicuro investendo poi su di voi, no? Ma sai che secondo me loro di Mimoto hanno sposato tanto l'approccio local. Quello che ci contraddistingue è essenzialmente arrivare, e parlo sia per Elvis che per Mimoto, arrivare come primo player in una località che non deve essere per forza una grande città, ma deve essere una località che non ha mai avuto quel tipo di servizio, perché altrimenti andiamo a riempire le città in un momento storico Certo. in cui secondo me stiamo cercando di fare il grande passo, ovvero di svuotare finalmente le città dei veicoli privati, ma mentre lo stiamo facendo i veicoli continuano a circolare. Quindi abbiamo e i veicoli privati e i veicoli in condivisione, che Certo, vai a rappresentano una saturare le grossa strade massa. praticamente. Però da questo Esattamente. punto di vista voi state facendo un grande lavoro perché state diciamo, aprendo, diciamo così, tra virgolette, in tantissime città italiane, di qualsiasi dimensione, nelle città principali, nelle province principali. Tra l'altro se ne occupa Matteo Tanzilli, che è un mio grande amico che Esattamente. devo ringraziare per averci messo in connessione. E quindi state facendo un lavoro veramente capillare su tutto il territorio italiano. Guarda, ho seguito di recente l'apertura ad Otranto e chi mai si sarebbe aspettato di portare la mobilità in sharing in un comune come Otranto? Quando invece i dati sulle aperture, soprattutto al sud Italia, dimostrano come un servizio, se portato nella maniera giusta e coordinato nella maniera giusta a livello locale, può tranquillamente essere utilizzato anche laddove certe infrastrutture probabilmente non sono mai esistite oppure si temeva in un certo senso di portarle, no? C'è Magari anche una si questione temevano. culturale, no? Poi. Cioè, Sì, però ormai. magari Milano, Roma, Torino sono città molto aperte, sono metropoli, magari città più piccole, puoi avere il dubbio che magari possa partire un po' meno, no? Possono essere usate un po' meno. Invece è giusto scommetterci perché magari è un Assolutamente. pregiudizio stupido, no? Per la fine. No, beh, ma in realtà hai perfettamente ragione. Io mi sono occupato personalmente di organizzare la sensibilizzazione nel comune di Otranto e le stesse persone che avevamo, perché quando ci spostiamo con eventi locali scegliamo persone del posto, perché chi meglio di loro può raccontare qualcosa di nuovo, no? Una volta che noi comunque abbiamo fatto la comunicazione istituzionale e la comunicazione di brand. Le persone che avevo individuato per assisterci in loco non conoscevano il servizio, non si immaginavano come potesse funzionare. Nel momento in cui Certo. gliel'abbiamo raccontato, gliel'abbiamo accomunato poi a quello che comunque è nelle grandi metropoli già presente, ma ovviamente in scala ridotta, anche perché poi esiste un tema di scalabilità del servizio, cioè se a Roma Ovviamente. c'ho 2000 mezzi, a Otranto ne ho 300. E in un altro paesino Certo. una 200, quindi anche lì la mobilità non è da vedere come un'invasione, se fatta nel modo corretto, non è altro che un vero e proprio supporto. E i dati dimostrano che nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, quello che prima era un utilizzo di puro svago, io per primo, quando arrivò tra l'altro Elvis a Milano, e sono sempre stato un early adopter di qualsiasi tipo di servizio, tant'è che arrivo da Mimoto e ora mi trovo in Elvis. E ho sempre avuto la smania di provare questi servizi che arrivavano da fuori per capire effettivamente se Sì, era utile o all'inizio anche per se. curiosità, no? Non tanto neanche per utilità, cioè Esatto. per la curiosità di vedere come funziona. Anch'io ho fatto la stessa Esatto. cosa. Quindi passi da curiosità a svago, che sì, per l'azienda è comunque utilizzo, però rappresenta un utilizzo Fine a se decentrato, stesso, no? Rispetto certo. al focus. Si è notato invece, in un certo senso anche come conseguenza della pandemia, quindi dell'abbandono dei mezzi condivisi in massa, in gruppo, si è notato come l'utilizzo sia diventato più di utilità, scuso per il gioco di parole, e quindi nel momento in cui tu riesci a portare un servizio che veramente diventa servizio e non è né ingombro né decoro, è lì che la mobilità viene percepita come sostituto a qualcosa che prima probabilmente mancava. Certo. Il percorso è ancora lungo, soprattutto in Italia, secondo me, Ma e anche perché poi ci c'è sono stati tanti problemi di regolamentazione in Italia, come accennavi prima, no? Prima il molto. casco, poi non si sa dove andare, marciapiede, strada. Chiaramente quando c'è qualcosa di nuovo è normale che poi ci possano essere anche degli ostacoli di questo tipo.
a livello regolamentare. Molti, devo dire che arrivando da un business come quello dello scooter sharing, quel tipo di complessità ero diciamo già nella forma mentis per gestirla, no? Per digerirla, perché lì parli con un'utenza che deve avere una patente, che deve utilizzare dei caschi, che Certo. probabilmente andrà in due ed è a regola il fatto che vada in due. Quindi quella complessità, se la si portasse sul monopattino in termini di regolamento, andremmo sostanzialmente a limitare fortemente questi servizi, e quello che era un servizio utile diventa un servizio complesso, e l'utilità lì poi perde un po' di Di senso e senso, soprattutto di certo. ottimizzazione. Bene, bene, è molto interessante, potremmo parlare per ore di È questa, un di tema. questi argomenti. Andiamo un po' più nello specifico degli awards, come dicevamo prima, vi ho voluto fortemente sin dall'inizio proprio perché tra le categorie che abbiamo deciso di lanciare, una diciamo di quelle un pochino più nuove, anche come argomenti trattati da noi in piattaforma, sui nostri canali, è quella di appunto Smart Living, New Mobility, che abbraccia diciamo tanti potenziali prodotti. Abbiamo veramente progetti molto interessanti tra quelli selezionati per gli awards, tra cui diciamo prima anche un monopattino elettrico. No, abbiamo pensato che voi poteste essere comunque il partner ideale per supportare questa categoria, per scegliere comunque col premio dello sponsor uno dei progetti diciamo più nuovi, più adatti a quelle che sono le nuove esigenze della mobilità e delle città intelligenti. Come avete approcciato questa esperienza, anche nuova, penso pure per voi, no? Sì, assolutamente. Decisamente nuova come esperienza, nonostante comunque sia con la mia esperienza precedente che in realtà in Elbitz, quel tentativo di porsi anche in un certo senso nella sfera educational, no, del servizio che offri, diventa importante, perché comunque tutta l'esperienza che accumuli la puoi trasferire istantaneamente ad un pubblico molto più giovane. Io, ad esempio, sono tra quelli che introdurrebbe al posto di quella che ai tempi era educazione civica, nelle scuole educazione alla condivisione, perché il tema della condivisione e dello sharing in termini di servizio è per forza di cose il tema più attuale e quello a tendere che interesserà maggiormente qualsiasi tipo di servizio presenteremo. Quindi è stato abbastanza naturale scegliere di approcciarci all'award, e soprattutto per questa categoria, perché, come giustamente dicevi, è sì una categoria nuova, ma penso sia una tra le più attuali, perché la mobilità con sé porta diverse complessità, porta diversi aspetti. Mobilità non è prendere un monopattino e metterlo in strada, mobilità è prendere un monopattino, sviluppare una piattaforma digitale che lo possa far funzionare e assicurarsi che la città sia pronta a riceverlo. Quindi quando parliamo di mobilità, parliamo di arredo urbano, parliamo di urbanistica, parliamo di viabilità, parliamo di comunicazione, parliamo di media, perché poi questi mezzi sono dei veri e propri media. E Certo. culturalmente è questo che va fatto passare. Perciò, se c'è l'occasione di provare a indirizzare il futuro, diciamo, della progettazione, oltretutto non nascondo che io arrivo da una formazione di product design, e quindi mi ha fatto apprezzare decisamente l'idea di poter essere dall'altra parte per una volta. E devo dire che l'aspetto principale che secondo me connette bene noi a questa esperienza, a questa nuova esperienza, ma connette bene Elbitz e Isola, sono i due aspetti principali che ci contraddistinguono, ovvero essere due realtà fortemente legate al territorio milanese, al territorio della città di Milano, ad esempio. Noi siamo attualmente, parlo dagli uffici italiani che sono a Milano e dai quali gestiamo la comunicazione global, quindi non solo Italy, delle varie business unit. Voi stessi siete il distretto di Isola, ma avete una vocazione internazionale,
come quella che spinge Elbitz e che poi ha portato Elbitz a diffondersi laddove era stata fondata, quindi gli US. E questo secondo me era una bella occasione per provare ad esprimersi entrambi su due canali nei quali in realtà eravamo già ben stabili insieme. E sarà sicuramente divertente anche, e poi concludo, taglio, sarà anche divertente capire dal nostro punto di vista cosa effettivamente può essere necessario per le città che tendenzialmente andremo a ricoprire con il nostro servizio. Perché ovviamente facendolo quotidianamente certo. Ci rendiamo conto dei limiti, ci rendiamo conto che magari... E delle necessità, certo. Assolutamente sì. No, come dicevi tu, è vero, siamo fortemente radicati in Italia come realtà, entrambi abbiamo questa visione internazionale, in questo senso no, poi anche di scalabilità, come anche menzionavi prima, cioè vogliamo essere in più posti allo stesso tempo, essere radicati qui, ma allo stesso tempo poter fare esperienze anche in altri paesi del mondo con i nostri progetti, con le nostre aziende, e secondo me questa cosa è interessante perché ci dà proprio dei feedback nell'immediato su cosa può aver bisogno Milano piuttosto che Roma, piuttosto che città in Italia, come altre città all'estero, ma rispetto all'Italia. Quindi questo confronto costante è molto importante, ed è interessante anche il confronto tra realtà che lavorano in mercati diversi ma che hanno lo stesso approccio. Quindi sono veramente contento di iniziare a lavorare con voi e spero riusciremo a imparare tanto gli uni dagli altri, e anche perché no dai progetti che stiamo selezionando per gli awards, che sono delle iniziative, insomma delle idee veramente molto molto interessanti. Magari da lì prendere spunto, lavorare con i designer anche a nuove iniziative, lavorare insieme per migliorare poi, no, quelle che sono le nostre città un po' da tutti i punti di vista. E, tornando al premio, quali saranno i vostri criteri di valutazione per scegliere poi il vincitore della categoria Smart Living and New Mobility per quanto riguarda il premio dello sponsor? Ma allora, parto da quello che potrebbe sembrare essere quello più banale, ma secondo me è il più difficile. Di certo punteremo all'originalità del progetto, originalità che ovviamente deve corrispondere ai moderni criteri di originalità, cioè cos'è originale in strada? È originale un'auto? No, probabilmente è originale un sistema che mi permette di mantenere ordinati i monopattini senza che sia un'azienda a doverlo fare costantemente, andando anche a ridurre e a ridurre l'ottimizzazione del servizio. Il criterio sarà sicuramente l'attenzione da parte del progetto ai moderni temi e le moderne criticità presenti nelle città, che siano no smart cities e che siano città nelle quali si possa già parlare di smart living. Perché smart living non è altro, smart living per me non è domotica. Per me smart living è poter percorrere in sicurezza a piedi il centro, essere sicuro di avere un mezzo con il quale spostarmi senza dover avere per forza un mezzo personale. Quindi vogliamo poter premiare un progetto che riesca a condensare tutte quella voglia di cambiamento culturale che noi quotidianamente proviamo a portare con il nostro servizio. Do per scontata la sostenibilità, ma sostenibilità in termini di fondazione del progetto. Quindi la sostenibilità è un termine sicuramente inflazionato, ma nel momento in cui lo si fa bene si riesce a rendere sostenibile tutto il processo di progettazione diventa sostenibile, il processo di produzione certo. E il processo di utilizzo diventa sostenibile, quello è il vero cerchio. E siamo davvero curiosi di poter valutare i vari progetti, anche perché la categoria sicuramente non li incanalerà in un unico punto di vista, avremo diverse categorie incluse
Sono tante, c'è cioè, veramente l'imbarazzo della scelta, c'è tanta Esatto. varietà all'interno della categoria, perché proprio sono concept totalmente diversi tra loro. Come dicevi tu, smart living non è inteso come domotica, assolutamente, smart living è inteso come vita intelligente, cioè come migliorare le nostre vite con dei dispositivi, col design, con la tecnologia. E Sì, per noi ci quindi, potremmo dire vale. semplificare, per assurdo, perché Se, abbiamo esatto, complicato la cosa. esatto, assolutamente. Migliorarla anche poi nel caso della mobilità, anche in termini di inquinamento dell'aria, perché no? Perché anche quello è un tema Assolutamente sì. interessante, piuttosto che degli spazi chiusi, visto il problema della pandemia che abbiamo visto. Quindi, ci sono tante tematiche, come dicevi tu, all'interno della categoria, quindi sarà divertente e anche un po' Sì. difficile scegliere poi il progetto vincitore. In bocca al lupo. Da questo punto di vista, non mi invidio affatto, perché non sarà semplice. Per chiudere, raccontiamo quale sarà il premio di Elbitz, Sì, così i assolutamente. nostri designer sanno per cosa gareggiano per vostro conto. Ma Elbitz ha messo a disposizione quello che per noi è, diciamo, l'abbonamento più esteso possibile presente attualmente. Quindi l'abbonamento Elbitz Unlimited per un anno, che permetterà all'utente, al vincitore, di poter fare corse illimitate in tutte le città in cui siamo presenti, Italia e US. E senza alcun limite. E voglio aggiungere soprattutto, prima parlavo di progetto di espansione in termini di intermodalità di Elbitz. Unlimited non è solo un nome con cui chiamiamo questo abbonamento, ma è un vero e proprio brand che col passare del tempo porterà dentro di sé non solo mobilità, ma ben altro. E mi fermo qui con i potenziali spoiler. Però il progetto è proprio quello: finalmente dal proprio smartphone e con un abbonamento poter avere accesso a più servizi, più varietà di servizi, perché ormai viviamo di questo. E perché no condensarli in un unico gesto e in un unico tappo? So di cosa parli, almeno di una parte di quello di cui parli, ed è veramente qualcosa di straordinario. E quindi speriamo che tutti possano scoprirlo il prima possibile. I vostri progetti per il futuro sono sensazionali. E quindi ancora una volta, grazie ancora Grazie a voi. per essere dei nostri. E ci vediamo presto. Grazie mille per questa chiacchierata, per aver presentato Elbitz ai nostri ascoltatori. E in bocca al lupo di nuovo per la votazione, perché non sarà affatto semplice. Crepi, grazie a tutti, è stato veramente un piacere. Ciao a Ciao tutti. Andrea, a presto. Ciao, grazie Ciao. ancora.